Aprire, può dare la mattina. Dai. Novità? Nessuna, signor commissario. Chi ha telefonato? Ah, sì, quel signore, ma non ha voluto lasciare il nome. Cosa vuol dire? Hanno telefonato alle ore 18. Chi ha telefonato alle ore 18? Cosa vuol dire? Inutile mettere un avviso. Ma non fa... Accidenti. Ma cos'è? Le puntine da disegno sparse sul tavolo così? È una puntina. Appunto, ho visto la puntina! Scusi. Guarda qui. Quel signore ha detto così che avrebbe ritelefonato. Sì, vabbè. Posso andare? Dico, posso sì, andare? Vai. Comandi. Niente, vai. Scusa. Buongiorno, capo. Buongiorno. Quella chiusa si sta riscaldando, a quanto pare. Sì, che c'è? Stia a sentire, qua c'è una circolare di servizio. Questa mattina, nei pressi della chiusa di Charenton, è stato trovato ucciso il sostituto del custode. Rispondi tu. Sì. Pronto, chi parla? Sì, questo è l'ufficio del commissario Maigret. Lei chi è? No, il suo nome, per favore. Ma ho capito anche molto bene, lei vuole parlare col commissario Maigret. Ma se prima non mi dice il suo nome, è vero, io non posso. No, chi è lei? No, prima lei. No, io... No, mi dica prima chi è lei, io il mio nome non glielo dico. Scusi. Io sono l'ispettore Lapointe, ma... Ma lei chi è? Oh, beh, lei appunto è il signor Ducrot. Bene, adesso va bene. Ecco. Ah, è Ducrot. Sì, dai. Pronto? Ah, quel... è un mio ispettore, dica pure, signor Ducrot. Può venire da me? No, anche subito. Mi dispiace? Ma verrei io da lei se potessi, ma non sarebbe la stessa cosa. Va bene, verrò io il tempo per arrivare a Charenton. No, non a Charenton, sono qui nel mio ufficio, Rue de Celestin 33. L'aspetto. Grazie. Informati, voglio sapere tutti i particolari. Ci penso io. Ci vediamo fra... Fra un paio d'ore, forse. Va bene, capo. Ha visto le targhe giù al portone? La Société de Carrière de la Marne, giù al pian terreno. L'ufficio dei rimorchiatori, qui. E i trasporti fluviali, su al secondo piano. Tutto questo significa Ducrot. Io vengo qui soltanto quando non posso farne a meno. Stamattina avrei potuto farne a meno. Ma non sapevo dove rifugiarmi. Sa dove ho dormito stanotte? In un albergo di Rue de Rivoli. Tutti gli avvoltoi erano calati sulla soffitta di casa mia. Mia figlia, mio genero, i vicini hanno organizzato su due piedi una commedia funebre. Rimorsi, ricordi, rimpianti, svenimenti. Ho preso la porta e me ne sono andato. Ho girovagato qua e là, trascinandomi dietro la mia rabbia e il mio disgusto. Senta, commissario, ieri io le ho chiesto quanto le dà il governo. Oggi, commissario Maigret, io le offro 3.000 franchi al mese se lei mi dà i suoi servizi. Vuole un sigaro? Ah. Sì, signor Ducrot. Scriva. Fra i sottoscritti, Émile Ducrot e... com'è il suo nome? Signor Maigret. Maigret. Si conviene quanto segue. A partire da... No, basta, vada. Basta così? Mm-hmm. Devo tornare? No.
Allora? No. 4.000? Ho capito. Non è una questione di denaro. Lei Maigret in questo momento crede di essere il monumento del funzionario integerrimo. E io non insisto sulla mia proposta oggi perché potrebbe sembrare che volessi comprarla. Ma se fra qualche tempo le rinnovo la mia proposta, lei cosa mi risponderà? Sì, sono io. No, me ne infischio delle pompe funebri. E se mi rompete le scatole un'altra volta non vengo neanche al funerale. Idioti! No, tutti là intorno al mio ragazzo che se potessi li caccerebbe fuori tutti a calci del sedere. Se sapessi dove sono andato stanotte, commissario. Il mio genero direbbe che sono un mostro. Lo sa dove sono andato? Non se lo immagina neanche. Da Mart. A stordirmi col vino e con le canzonette. Ma soltanto là ho potuto finalmente sfogarmi, piangere come un vitello, circondato dalle attenzioni di tante belle ragazze che mi consolavano, mi credevano ubriaco e pescavano prima l'una, poi l'altra, poi tutti insieme nel mio portafoglio. Lo sa che a Charenton hanno ammazzato un uomo questa notte? Un uomo che lei certamente conosce perché è il sostituto del custode della chiusa. Beber? Non lo so. Il nome non lo so, so soltanto che è stato trovato il cadavere nei pressi della chiusa. Non ha niente da dirmi in proposito? No. Beh, qualcuno le chiederà di precisare minuto per minuto dove ha trascorso la notte. È sicuro di non dovermi dire niente? Io credevo che lei fosse venuto qui per accettare di discutere la mia proposta. No. Peccato. Faremo grandi cose insieme io e lei, commissario. Arrivederci. Arrivederci, Di Croo. Il corpo è stato trovato a pochi metri dalla prima saracinesca. La morte è avvenuta fra le 3 e le 4 di questa mattina. L'assassino l'ha colpito alla nuca con una sbarra di ferro. Sappiamo poco. Sappiamo poco di lui per il momento. Non aveva documenti, lettere, niente. Si chiamava Beber. Ma nessuno mi ha saputo dire se era, dov'era, da dove era venuto. Era solo, senza famiglia. Dormiva in una vecchia chiatta, lì del genio civile, abbandonata, vicino alla chiusa. Da più di 10 anni. Per campare dava una mano al guardiano, sa, apriva e chiudeva le saracinesche, aiutava i marinai a ormeggiare i battelli. Faceva servizi d'ogni genere per tirare avanti, per campare, per pigliare qualche mancia. Campava la giornata, insomma. Età? Direi 40, 45 anni al massimo. E tu? Hai interrogato qualcuno? 2 persone, sì. Il guardiano e un marinaio, ma non sapevano granché. Poi gli altri li aveva già sentiti l'ispettore Riviere. Io personalmente però ho interrogato una terza persona, ma non serve. Non... Perché? Era un giornalista. Non ha saputo dirmi granché, anzi era lui che voleva notizie da me. Io... Ma datevi da fare, maledizione, ma per sapere qualche cosa dobbiamo comprare un tavolo a 3 gambe, eh? E scritturare un medium qui? E sveglia, la poè! Sì, capo, ci penso io, senza... Senta, dottore, ci sono tracce di lotta, che so, scoriazioni e chimosi. La vittima, secondo lei, ha avuto il tempo di reagire? No, l'assassino ha colpito all'improvviso. All'improvviso, un agguato, eh? O forse si conoscevano bene.
Chi è quella? L'amica di Ducrot? Sì. Era ora che se ne andasse. Era diventata la favola di tutta Charenton. Una volta glielo dissi a Ducrot. Non l'avessi mai fatto. Sono venuti in quattro a dividerci. Sì. Capriccio l'iniziativa, il capitano Descharmes? Descharmes? Non credo. No, non credo perché Ducrot lo spezzerebbe in due. Sono convinto che è Emile stesso a cacciarla via. Buongiorno. Buongiorno, signor commissario. Buongiorno, signor. Buongiorno, signor. Ha saputo di Weber, vero? È la serie che continua. Prima Jean, poi Weber. Che vuol dire? Che adesso ce n'è un altro. Ah, io non dico niente. E allora sta zitto. Ieri sera al cinema Gallià hanno visto Weber. Ah, c'ero anch'io al Gallià. E hai visto Weber? Ah, no, ma c'ero. Se non l'hai visto, a noi che ce ne importa? Ma che vuole? Ma cosa? Cosa vuol dire? Buongiorno, 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 commissario. Scusami. Ma no, perché lui l'ha inseguito. Grazie. Buongiorno, commissario. Come va? Beve qualcosa? Beh, un aperitivo, anzi due, uno per me e uno per lei. È parecchio che non viene da queste parti, eh? Ci volevano due morti perché si decidesse a venirci a far visita. Ma è vero quello che si dice in giro? Ma a proposito di che? Ma a proposito di Weber. Dicono che sia stato il vecchio Gassin. Oh, io chiacchiero troppo. Del resto quello che sento, ripeto. E poi lo dico a lei che è commissario. A me la polizia non ha mai fatto paura, eh. Ho la coscienza a posto io. E fossero tutti come me gli altri. Perché anche lei pensa che sia stato Gassin? Ma guarda, stavo per fare a lei la stessa domanda. Ma cosa vuole che le dica? Non posso mica giurarlo. Certo che a sentirlo parlare, sì, a sentirlo parlare di questa faccenda, si ha l'impressione che sappia veramente come si è svolto il fatto. E Ducrot? Ducrot. Non è venuto qui ieri sera? Ma che c'entra? Siamo vecchi amici e quattro chiacchiere le scambiamo sempre volentieri. Non è superbo Emil, no, anche se oggi è ricco e potente. Viene qui, si siede dove lei adesso, si beve un bicchierino, poi un altro, ogni tanto si alza, cambia un disco, torna a sedersi, un po' si parla, un po' si sta zitti. Ma è venuto anche ieri sera? Sì.
Ah, ecco. Sì. E a che ora è andato via? Ma ieri sera, devo dire, era particolarmente triste, sì, povero Emil. Sì, sì, diceva, ce l'hanno tutti intorno al mio ragazzo, sono tutti intorno al mio ragazzo e pregano e piangono, povero ragazzo qua, povero ragazzo là, e poi non vedono l'ora di squagliarsela per andare a dormire. Che buffoni, eh. Ha bevuto molto? Uno, due o tre bicchierini, cosa vuole che siano per lui. E a che ora è andato via? No, verso l'una. Sì, povero Emil, che pena. Con tutti i soldi che ha non è mai stato felice. Una bella disgrazia la sua. Ma che gli servono i soldi se non può procurarsi neanche un po' di felicità? E già, a rimediare la compassione degli altri, ecco a che gli servono. Ma in fondo un povero non ha nemmeno quella. Beh. Arrivederci Marta. Arrivederci, commissario. Grazie. Prego, commissario. Io capisco tante cose, caro. Ma che tu non possa allontanarti nemmeno per un giorno dal tuo ufficio e venire con me a Maine-sur-Loire per sistemare le nostre cose, beh, francamente... Ma forse vuoi rimanere qui solo... Per riflettere sulla proposta che ti ha fatto quel signore? Ah no, ma perché dovrei lasciare la polizia? Quando mi manderanno via me ne andrò. Ma prendere io una decisione del genere, andiamo. Cosa farei in mezzo ai rimorchiatori, alle chiatte? No, spiacente, signor Ducrot, ma proprio... Però tu hai simpatia per questo signor Ducrot. Sì, sì, simpatia, sì, perché è un uomo che vale la pena di conoscere, sai, tutto sì. Qui in fondo. Che tipo è? Poi un avversario che rende il gioco vario, piacevole, un tipo in gamba, un uomo che si è fatto da sé. Rude, vigoroso, con caratteraccio, non ti dico. Però non credo sia un disonesto, eh? Ma tante donne forse non saranno d'accordo. Perché? Ha una spiccata simpatia per le donne? Beh, ecco, chiamiamola spiccata simpatia. Sì. Ma il figlio, il ragazzo, ma perché ha fatto quello che ha fatto? Se aveva preso dal padre si no, potrebbe... Non aveva preso dal padre, no. Era un bel ragazzo, un po' chiuso, salute un po' delicata, dicono... Né vizi né passioni, passava le serate nella sua mansarda a studiare. Poi niente vita familiare, niente amici, niente ragazze. Niente ragazze? Eppure. Eppure cosa? Quando mi hai detto quello che ha lasciato scritto quel ragazzo sul biglietto, io ho pensato subito chissà perché è una donna. Se un figlio si accusa di un delitto che non ha commesso... di una colpa così grave come quella di aver aggredito il proprio padre. Forse lo fa per scagionare qualcuno che ama. E chi? Una donna, no? Sì, può darsi. Può darsi. Tardi. Oggi ho telefonato alla signora Bigot. Mi ero dimenticata di dirtelo. Cosa voleva? Non l'indovini. Beh, signora Maigret, se io fossi dotato di facoltà divinatorie, sai cosa farei? Comprerei una bella palla luminosa, grossa così, metterei un turbante sulla testa e trufferei centinaia di poveri gonzi, facendo quattrini a palate. E soprattutto non ti domanderei un'altra volta cosa voleva la signora Bigot. Voleva sapere a che ora arriverò. Ha detto che a Maine-sur-Loire il tempo è magnifico, i ciliegi sono tutti in fiore. Ma... Non ti preoccupare per le stoviglie. Domattina alle 10, come al solito, verrà Catrin. Cosa dici? Dicevo che
Aspetta, aspetta, vengo lì. Dicevo che domattina alle 10, come al solito, verrà Catherine. Anche se io non ci sarò, perciò non ti preoccupare per le stoviglie. No, non mi preoccupo, stai tranquilla. Però se non fai presto, signora Maigret, perderai il treno, eh? Cosa dici? Non ti capisco. Oh, dico che c'è un'altra persona che non si preoccupa delle tue stoviglie ed è il capo stazione. Ma non l'ho sentito, non ti sento. Insomma, è ora che te ne vada, signora Maigret! Oh, santo cielo! Lo vedi? Ma perché strilli tanto? Se lo tanto... Me ne vado, lo vedi, me ne vado. Non ti voglio far perdere il treno, sì. Tu non vedi l'ora di restare solo, vai. Ma, ho capito. Ma cosa dici? Ma cerca di contenerti un po', caro. Sì. Non è gentile, sai, da parte tua. Andiamo, lui, l'ho detto per lui, non ci sono altri treni dopo, sai, dovresti rimandare domani, andiamo. Sì. Aspetta, passa che spegno la luce. Ah, un momento. Saluto, va. Grazie. Ecco. Grazie tanto. Grazie. Ecco, senti, la signora Bigot ha detto che sono arrivate le sedie pieghevoli e la cassapanca che avevamo ordinato. Ah, sì? Sì. Tutta questa roba qui, però, sì. Me la so stare, ci penso io. La signora Bigot ha detto purtroppo che... Che la Brigitte non è in vendita. Ah, che peccato. Chi è Brigitte? La capra. Mi dà il cappello. La capra che avevamo... Sì, scusa. La capra. Sì, ma la capra. Ricordi? Sì, mi ricordo. Il padrone ha detto che ci darà il piccolo, il caprettino. Sì. Se Brigitte si sposerà, naturalmente. Ma si sposerà certamente. Sì. Mi aspetta, ti apro la porta. Ecco. C'è altro, no? Sì. Ci sono altri bambini? Non, no. Niente. Ah, un momento. Senti, ricordati sempre di chiudere il gas. Ma sì, lo so. L'acqua e la luce. Ma non è la prima volta. Torna a casa presto, eh? Ma sì, lo sai che la sera alle 9 sono sempre... Non ci stancare, mi raccomando. Beh, non mi so, da quando? Senti. Sì. Senti, signora Maigret, cosa succederà se non troviamo un taxi proprio in fondo alle scale? Buonasera. Ah, entri, commissario. Sapevo che sarebbe venuto. Accomodi. Grazie. C'è ancora il mio taxi di fuori? Non so, c'è un taxi fuori. Allora sarà il mio. Un acquavit olandese? Grazie. Salute. Alla sua, commissario. Di quello che ho fatto non potevo fare. Ha riflettuto sulla proposta che le ho fatto? Dove va lei adesso? Da Lip, a Saint-Germain-des-Prés. Se si vuole distrarre, venga con me. No, grazie, vado in un albergo in Rue de Rivoli. A far cosa? A dormire. Perché sua moglie l'ha messo fuori di casa? No, è lei che se n'è andata, è partita mezz'ora fa. È andata nella nostra casa di campagna. Dov'è? A Meung-sur-Loire. Così lei si sente sola adesso? Sì, la mia casa senza la signora Maigret è un po' vuota. Allora preferisco andare a dormire in un albergo. Venga con me, l'accompagno in Rue de Rivoli. Grazie. Thank you.
c'è, Torrance? È successo niente, capo. Che cosa doveva succedere? Meno male, credevo di arrivare tardi. Gassen ha comprato una rivoltella stamattina alle 8:30. Dove? Da un armaiolo della Bastiglia, l'ho saputo pochi minuti fa. Ma sei sicuro che si tratti di lui? Sicurissimo, capo, l'armaiolo lo conosceva. Gassen si è fatto spiegare come si carica e come si spara. Quando va via, seguilo. Appena fuori del cancello, arrestalo e portalo al commissariato di zona. Lascialo là e rientra al Quai des Orfèvres. Manda la Pointe a Charenton, che sorveglia il battello e non perde di vista Gassin. Quando e se lo farò rilasciare, eh? Vai. Bene. Signor Dupro, in momenti come questi ogni parola è inutile, ma lei è un uomo forte. Insomma, qualunque cosa le occorra. Grazie, Jacques, grazie. Andiamo. Ti dispiace aspettare un minuto? No, fai pure. Lei è il commissario Maigret, vero? Sì, signora Bert. Sa che mi chiamo Bert. Mio padre le ha parlato di me. Beh, di lei, di suo fratello. Quando? Giovedì. Dopo che Jean... No, prima. E che cosa le ha detto? Oh, quello che un padre può dire dei figli. Un padre? Ha fatto mai il padre lui? Ah, sì, certo, una volta, quando ci ha messo al mondo. Ma poi... Jeanne ha lasciato una lettera. Per questo ho voluto parlarle. Lei sa quello che c'è scritto. Me lo dica, per favore. Perché non lo chiede a suo padre? Oh, crede che non l'abbia fatto. Sa che cosa mi ha risposto? Dì a tuo marito di imparare un mestiere, perché io non gli darò più un soldo. Tratta mio marito come l'ultimo dei suoi marinai. Anzi, peggio, perché l'ultimo dei marinai gli porta soldi. E mio marito glieli spende, secondo lui. Beh, perché ha sposato il capitano De Charme? Perché? E perché una donna si sposa? Quando incontra un uomo e ritiene che sia quello giusto. E De Charme? Era l'uomo giusto? Per papà, no. E per lei? Ma... il discorso è un altro. Io non potevo più restare in quella casa. Non sono più una bambina. Beh, tutte le ragazze ad una certa età non sono più bambine. E desiderano farsi una loro famiglia. Ma restano attaccate alla prima casa, al padre, alla madre... alla loro infanzia. Vuol sapere una cosa? Io la prima carezza da mio padre l'ho avuta a 5 anni. Quando attraversai per la prima volta il fiume a nuoto. Ah, sì, fu una pazzia. Ma mio padre piacque. Ne andò fiero.
Mia madre invece pianse, si disperò, le sue lacrime mi colpirono e non lo feci più. Fu allora che mio padre cominciò a considerarmi una ramollita. Poi andai a scuola, una scuola di lusso. Mi insegnarono a leggere, a scrivere, imparai tante cose. Ma imparai anche che non c'era soltanto papà. Papà che comandava, papà che urlava. Cominciavo a crescere. Le mie compagne sapevano sorridere, io no. Studiavo Rousseau e vedevo mio padre che maltrattava i marinai. Era autoritario, sboccato, violento. Ma e suo fratello come reagiva? Jean veniva su fragile, timido. Se mio padre alzava la voce, tremava come una foglia. Io l'ho sempre protetto. L'ho sempre protetto fino a quando ho potuto. Fino a quando, cioè? Fino a quando mi sono sposata. Ecco, ha capito adesso perché mi sono sposata. Perché se fossi rimasta sarei finita come Jean. Jean si sentiva un pagliaccio nelle mani di papà e non ha resistito più. È questo che ha scritto nella sua lettera, vero? No, Beth, quello di Jean non è stato un gesto di protesta. Sì, invece. Si sentiva soffocato, oppresso. E ha cercato la libertà. E dove l'ha trovata? In un tubetto di compresse? E che altro poteva fare? Vivere e cominciare ad amare suo padre. Anche lei deve cominciare. Io credo proprio che sia troppo tardi. Mio padre è rimasto ancorato alle sue origini e gli serbo troppo rancore. Apparteniamo a due mondi diversi. Suo padre era un oscuro marinaio, Bert. Se col suo coraggio e col suo lavoro non fosse diventato quello che è oggi, lei adesso laverebbe il ponte di un battello, non avrebbe una casa a Versailles, non sarebbe la moglie di un capitano dell'esercito. Già. Ma forse non sarei qui a piangere mio fratello. Serio? Che diavolo ha combinato Gassin? Vuole arrestarlo? A quest'ora sarà già in cella. Perché? Perché questa mattina ha comperato una rivoltella. Sbaglio o è per lei? Chissà. Che fa? Arresta anche me adesso? No, dovrei rilasciarla subito perché lei ha il porto d'armi. E Gassin allora? Beh, fra un'ora sarà in libertà anche lui. Non mi ucciderà. Che cosa farà domani? Passerò la domenica nella mia villa di campagna, a Samoa. Ah, se mi sarà possibile verrò a trovarla. Perché allora non viene a pranzo? Sì, verrò senz'altro. Grazie. Lo abbiamo messo in cella. Questo è quanto aveva nelle tasche. Scusi, ispettore, può venire un momento? Scusi un attimo su. No, soltanto due morti. Non capisco. Però non importa. Faccia venire qua il signor Gassin. Mm.
Beh, perché gli avete tolto la cravatta e le stringhe? Ma è la procedura. Adesso gliele restituisca, eh? Intanto, mi dia una sedia, che mi piace. Mm-hmm. Ecco. Mi metto a sedere qui. Sì. Dunque, si sente bene? Sì. Mi fa piacere. Voglio farlo osservare che in questi giorni non le ho dato il minimo fastidio, eh? L'ho lasciata fare tutto quello che ha voluto e così. Mi ascolta? Sì. Perché vuole uccidere Di Cru? Ma io non ho ancora ammazzato nessuno. Sì, lo so. Ma perché ha comperato una rivoltella? Oh, forse ha ragione lei, forse ucciderò qualcuno. E chi? Di Cru? So, forse lui, forse un altro. E perché lo vuole uccidere? Lei? Perché è venuto a Chaventon? Ma io ho i miei motivi. Bene, io ho i miei. Beh, prenda la sua roba, eh. No, la rivoltella, no. Ecco, il temperino lo lascia a me. Ecco. Cos'è? La pipa? Cascata, sì. Sì. Grazie. E posso fumare in cella? Sì, può fumare dove vuole, perché è libero. Libero? Libero. Si mette in tasca questa roba. Andiamo a fare quattro passi insieme. Voglio offrirle... No. Cosa le posso offrire? No, niente, guardi. Io è da ieri che non bevo più, vede? Mm. Vede, la mia mano trema molto meno. Lascerai in pace? Io lascerò in pace se mi promette di non fare sciocchezze. Tutto sta a intendersi, sa? Che cosa sono le sciocchezze, secondo lei? Ducro è un suo vecchio amico, sì o no? Sì, siamo paesani, abbiamo navigato insieme. Lei ce l'ha con qualcuno, Gassin? Con chi? E lei con chi ce l'ha? Io. Lei sta cercando qualcosa, che cosa? Niente. Anch'io. Niente. Gassin, che cosa sa? Lei ha una figlia. Aline ha bisogno di lei. Lo so. Un bel giorno guarirà? Forse. Gassin, lei sa chi ha aggredito Di Cru? Ancora no. Sa perché il figlio di Ducro si è accusato di aver aggredito il padre? Forse. Perché? Non lo so. Lo sa perché Bébert è stato ucciso? No, non lo so. E forse non lo saprò mai, ha capito? Papà, dove sei stato? Tutto il giorno che ti cerco. Non farlo più, papà. No. Se mi lasci sola, io come faccio? Vieni, papà, andiamo. Sì. Torniamo a casa.
Buongiorno, commissario. Buongiorno. Venga. Ero sicuro che avrebbe accettato il mio invito. Come va? Grazie. Ecco. Grazie. Riccardo. Sì. Non fare entrare nessuno. Se vedi qualche vagabondo, avvertimi subito. Sì, signore. Grazie. Grazie. Si accomodi, commissario. Grazie. Dov'è Gassin? Ah, Gassin. Lo sorveglia l'ispettore Lapointe. Sì. Stamattina Gassin ha indossato un abito nuovo, poi si è avviato verso la fermata dell'autobus. E poi si vede ci ha ripensato, è tornato, è entrato la Fernand. Era ancora là mentre Lapointe mi ha telefonato. Sa dove diavolo voleva andare? No. Lui cosa dice? Dica un po' la mia proposta. Non ha cambiato idea? No, no, io sono un commissario della polizia giudiziaria. Questo lo so. Beh, resto nella polizia giudiziaria. Sì. Lei vuole andare fino in fondo alle cose, vero? Ma, insomma... Parliamo d'altro, eh? Sai che cosa mi stupisce? Che fino a oggi lei abbia lasciato in pace tanta gente. Non so, quell'imbecille di mio genere, per esempio, o la mia amica Rose. Beh, non voleva parlare d'altro, dico... Giochiamo a carte scoperte. Sì. Secondo lei chi è colpevole? Colpevole di che cosa? Di tutto. Beh, se ci fosse un colpevole per ogni fatto. Venga qui, andiamo a bere. Io so che cosa beve lei, eh? Sì? Calvados. Ah! Come vede sono ben informato anch'io. Certo. Prego. Grazie. Che ne ha fatto della sua amica Rose? Le ho detto di togliersi dai piedi e lei gentilmente. Quando era da Maxim faceva piacere vederla. Allegra, graziosa la figuretta. Sì, era un po' diversa da mia moglie, sì. Come le ho messo su casa ha cominciato a ingrassarsi, a lavare i piatti come una cameriera, a parlare come una portinaia. Oh, eccoli che arrivano sotto e chi tocca. Buongiorno, signore. Buongiorno. Nostro padre ci ha detto che lei è stato così gentile. Piantala. E se vuoi bere qualcosa, serviti. Un dito di porto, cara. Commissaria, mi stava chiedendo informazioni sul vostro conto. E siccome sa che avete un mucchio di debiti, mi faceva notare che la mia morte avrebbe sistemato ogni cosa. Poi dalla morte di Jeanne è stata una bella fortuna di voi, eh? Ha tolto di mezzo... Un concorrente. Un concorrente? Ma Jean era mio fratello, soltanto mio fratello. Tuo fratello! Tuo fratello. Se gli avessi voluto il bene che ci sbatti in faccia da giovedì non te ne saresti andata. E con quello lì, poi. Anche Jean se n'è andato. Anche lui per non vivere più con te. Cosa vuoi dire? Quello che ho detto. Niente di più di quello che ho detto. Per favore, smettetela. Non piantala. Il capitano dà ordini. Adesso. Come se fossi io quello che ha i debiti. Come se fossi io quello che voglio andare al sud. Per vivere con i soldi miei. Oh. Lo sai che cosa mi hanno detto? Che aspettano... Ma... gliel'ho già detto. Il primo giorno che è venuto a casa mia. Che aspettano un bambino. Sai quanto gli ho offerto per venire a lavorare con me? 4.000 franchi. E se ne vorrà 5.000, gliene darò 5.000. Beh. Ecco, questo è il mio focolare. Quella che si chiama la mia famiglia. Questo sono io, un povero uomo che porta il peso tutto sulle sue spalle, che l'ha sempre portato e lo porterà fino all'ultimo respiro. E questi sono i miei parassiti. Infidi e voraci, attaccati al mio sangue e al mio portafoglio. Ricominci, non basta ancora, papà. Hai ragione. Vai a fare una bella passeggiata. Forse è l'ultima bella domenica che ti rimane. Perché? Perché sì.
Va, va. Vai, vai. È andata a piangere fra i fiori. Ma bisogna compatirla, papà. Quando una donna aspetta un bambino... Va, non... capitano, va.